Buongiorno Genesi, buongiorno a tutti e buon lunedì. Terza settimana a casa, esternamente è una gran bella giornata, un po' fresca, ma gran bella giornata. Oggi andremo a lavorare il dorso e che cosa ci serve a casa? Un rubber band, un pezzo di rubber band, un canavaccio. Non mi andava di andare in stanza a prendere il mio asciugamano e l'acqua, che è molto importante. Mi raccomando, il riscaldamento, sono 10 minuti di riscaldamento importanti, e ogni gruppo muscolare che andremo a lavorare sul nostro dorso sono 30 secondi di esercizio e 10 di recupero. Mi raccomando, è molto importante. Ok? Benissimo. Che dite? Iniziamo? Riscaldamento. Ci siamo? Forza! Via! Forza di nuovo, va, yeah. Cacciata di nuovo. Vai di nuovo, ciao, di nuovo. Vai di nuovo, cosa? Terza. Lasciata, nuovo. Vai, jump di nuovo, terza e l'ultima. Mi raccomando. 10, 15 minuti di riscaldamento, mi raccomando, noi andiamo a fare un po' più breve, ok? Mi raccomando ragazzi, e iniziamo con il primo esercizio di dorso. Ci siamo? Eccoci qua. Andiamo a prendere un canavaccio o un asciugamano. Molto semplice. Allora, questo esercizio lo possiamo fare sia in piedi che messi in ginocchio. Però io mi metterò in ginocchio, così almeno vi vedrete. Schiena dritta, addome ben contratto, mi raccomando. Ok, su, altezza della nostra testa. Ricordo un po' leggermente indietro, così mi vedete. Ok, overhead. Piano piano, 5 secondi di discesa, piano piano, vai, ancora, mi raccomando l'attenzione sui lati della nostra asciugamano, 3 secondi, 2, 1, scendo, tengo la contrazione, ok, dobbiamo sentire il dorsale, addome ben ritratto, mi raccomando, schiena dritta, petto in fuori, e ritorniamo su, in 3 secondi, ok, su. Ritorno, distensione e riscendo. Piano piano, 5 secondi, 4, 3, 2, 1. Tengo la tensione sul petto, dorso, addome ben contratto, schiena dritta, petto in fuori e risolvo su. Vai piano piano, ok? 3 secondi, molto lentamente, ok? 30 secondi di lavoro. Sempre, mi raccomando, ci vediamo fra poco per il secondo esercizio. Buongiorno, eccoci qua di nuovo. Sempre andiamo a lavorare il secondo esercizio, mi raccomando,
sempre con il nostro asciugamanino. Mi raccomando, anche questo lo possiamo fare in piedi, con gambe leggermente semiflesse, oppure in ginocchio. Allora, in ginocchio ci mettiamo in questa posizione, schiena dritta, petto in fuori, mi raccomando, non deve essere inarcata la schiena. Ok, l'asciugamano sempre bene in tensione sopra, ok, altezza delle nostre orecchie, piano piano scendo, leggermente piano, sentiamo bene il dorso, scendo, schiena dritta e ritorno su, via, di nuovo, vai, il gluteo staccato dai talloni, mi raccomando, scendo giù, ancora, scendo, schiena dritta, petto fuori, ben articolato l'addome, sguardo frontale, di nuovo, su, altezza orecchio, vai, terza, scendo, ancora, vai, su, ancora, quarta, scendo, piano, vai, di nuovo, su, quinta, vai, piano, scendo, e ritorno, mi raccomando, 10 secondi di recupero, come sempre, andiamo a terra, pancia a terra. Questo esercizio fa lavorare ischio crurali e gluteo, però il primo esercizio che noi dobbiamo andare a lavorare è il dorsale, come abbiamo detto. Allora, per lavorare gli ischio crurali e il gluteo, l'importante è leggermente divaricare le gambe e sollevare sulle ginocchia, ok? Che cosa andiamo a fare? Andiamo a portare il nostro asciugamano ben teso, mi raccomando, non lento ma teso, verso lo sterno, gomiti verso sopra, ok? E spinta avanti, via, 30 secondi, ancora, 8, e fuori l'aria, di nuovo, 7, fuori l'aria, mi raccomando, 6, fuori l'aria, di nuovo, vai, ancora, fuori l'aria, vai, mi raccomando, il dorso, sentiamo tirarlo, se quando torniamo indietro, sentiamo tirare il dorso, mi raccomando, allungamento, ok, e del muscolo, mi raccomando, ovviamente andiamo in avanti, allungamento del muscolo, e andiamo in contrazione, chiudo qua, verso l'esterno, ok, 30 secondi, anche questo esercizio. Eccoci qua per il terzo esercizio, sempre in ginocchio, mi porto leggermente indietro, mi raccomando, e andiamo a fare trazione davanti e trazione dietro, ok? Sarebbe un lat machine davanti e un lat machine dietro, ok? Letto avanti, letto dietro, ok? Piano piano, sono 4 ripetizioni in avanti e 4 ripetizioni indietro. Piano piano, 1, e salgo, 2, mentre scendo e porto l'asciugamano verso l'esterno per non sentire bene l'onno, e il dorsale, vai, 3, ancora, e 4, fermi, ok? 4 secondi, 4, 3, 2, 1, vai dietro adesso, di nuovo, 1, e salgo, 2, ancora, 3, ancora, e 4, fermo, 4 secondi, di nuovo, 3, 2, 1, ripetiamo tutto da capo, vai via, 1, fermi sull'esterno, ritorno su, vai di nuovo, 2, ancora, 3, ancora, e 4, fermici, tengo, contrazione, asciugamano ben disteso, ok, ben teso, ok, sullo sterno, ritorno sopra, dietro, 4 volte, via, di nuovo, va, di nuovo, 2, ancora, 3, l'ultima, 4, fermi giù, 4 secondi, 3, 2, 1, ruolo, schiena dritta, petto in fuori, mi raccomando, gluteo che si appoggia sui talloni, mi raccomando, 30 secondi di lavoro e 10 di recupero.
Eccoci qua con il nostro elastico. Andiamo a fare un rematore con l'elastico. Anche qua daremo intensità, gamba leggermente semiflessa. Ok, vado a rotolare l'elastico sul mio palmo della mano per dare intensità, schiena dritta, petto in fuori, ok, a dove è ben contratta, gamba leggermente semi a fondo, ok, dovete sentire i pollici di lavorare, ok, via su, il gomito si ferma a altezza della nostra del nostro busto e scendo, via, 30 secondi, ancora 3, ancora 4, 5, ancora 6, 7, mette fuori sguardo frontale, mi raccomando, 8, vai, 9, ultimo, e 10, ok? Andiamo a lavorare sul lato sinistro, mi raccomando, anche qua intensità, mi raccomando, schiena dritta, gamba leggermente semiflessa, petto in fuori, ok, petto in fuori, come ho detto, schiena dritta, ok, lassù, porto, 1, 2, mi raccomando di non salire troppo sopra, ok, mi raccomando, altezza del nostro busto, schiena dritta, ok, gamba leggermente semiflessa, vai ancora, 8, 7, 6, 5, 4, ancora 3, vai 2, vai ultimo, 30 secondi anche sul lato sinistro, mi raccomando, 10 di recupero, ok? Eccoci qua con gli ultimi due esercizi. Allora, andiamo a prendere il nostro elastico, andiamo a lavorare un pulley, ok? Andiamo a portare l'elastico quello grosso sotto il nostro plantare, mi raccomando, è importante. Intensità sul nostro elastico, ok? Schiena dritta, mi raccomando, porto verso dietro e allungo, ok? Intensità, mi raccomando, 1, 2, 3, 4, ancora 5, schiena dritta, petto in fuori, mi raccomando, 6, ancora 7, ancora 8, vai 9, ultimo 10, sono 30 secondi, mi raccomando, come ho sempre detto, eh? Ultimo esercizio, possiamo andare a fare un plank con dorso, così andiamo a finire anche con l'addome. Che cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere il nostro elastico piccolo, andiamo a appoggiare a terra, ok? Anche dall'altro lato lo andiamo a appoggiare sul nostro palmo della mano, ok? E non andiamo a portare... andiamo a portare l'elastico leggermente perpendicolare in questa posizione, sollevo, ok, senza obbligo di prescrizione. Plank, o ginocchio a terra, portiamo leggermente indietro il nostro bacino, mi raccomando, il braccio sta in linea con la spalla, mi raccomando, piccolo, 1, 2, 3, 4, 5, mi raccomando, sguardo frontale, schiena dritta, mi raccomando, è sempre un plank, ma ancora, 8, vai 9, altezza del nostro busto, mi raccomando, addome sempre ben contratto, sguardo frontale, ultimo, e 10, cambio, ok? Da qua, schiena dritta, braccio in linea con la nostra spalla, ok? Elastico leggermente portato, mi spiego, laterale sinistro, ok? Via su, altezza del nostro
schiena dritta, petto in fuori e scendo. Via, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 30 secondi e per finire andiamo con plank. 5 secondi, 4, 3, 2, 1. Vai, 30 secondi. Ecco. Schiena dritta, petto fuori, mi raccomando, braccia in linea con le spalle, mi raccomando, non corpo sul gluteo, non inarchiamo il lombare, se no andiamo in lordosi, mi raccomando, 5 secondi ancora, 4, 3, 2 e 1. Spero che vi sia piaciuto questo piccolo circuito sul dorso. Andiamo a ripeterlo ben 4 volte. Mi raccomando, tanto cardio e tanto dorso. Ok? Grazie di tutto. Ciao amici e ci vediamo alla prossima!